Con Studio e Stadio in quello che è un appuntamento non proprio da calendario, perché questa sera, come ben sapete, si recupera la gara interrotta, la gara sospesa contro la Roma, che si era giocata lo scorso 14 aprile qui al Blue Energy Stadium, e si ripartirà proprio dal risultato dell'1-1, risultato appunto in cui la gara è stata sospesa per malore di un giocatore giallorosso, Ndicka. Andremo insieme un po' a ricapitolare quello che era successo sul campo, che ci ha portato a questo recupero. Ovviamente noi seguiremo insieme i minuti restanti della gara, 18 minuti e 30 secondi per la precisione, con invariati i nostri pre-partita e post-partita, con tutte le voci dal campo. E abbiamo tanta carne al fuoco quest'oggi, perché come sapete c'è stato un cambio tecnico in panchina dopo l'esonero di Cioffi a seguito della sconfitta contro il Verona. Siede sulla panchina bianconera niente di meno che Fabio Cannavaro. E allora vi presento la nostra di formazione con una piccola variazione, non di certo quella di Tiziano Zampieri. Ciao Tizi. Buonasera Alice, buonasera a tutti. Allora, devo farti i complimenti per l'outfit. Non so se siamo riusciti ad acquisire un'immagine che è una bella similitudine, no? Una bella somiglianza. Ma c'è qualcuno che ha utilizzato il tuo stesso outfit settimana. Esatto, nel frattempo vado avanti nel presentare gli ospiti per creare un po' di suspense. Ma chi l'ha usato? Fatemi capire. Infatti qui esatto. Quindi lo scopriremo. Vediamo se ce la facciamo. Gianluca Lena, sei tu la variazione di questa sera? Sì, ho mandato via, ho spinto fuori dalla porta Andrea Tofolo, che è dietro là, non vuole entrare. Vieni Andrea, c'è qualcuno che spinge la porta, infatti. Lo salutiamo. Buonasera a tutti. Bene. E poi ovviamente immancabile Marco Tavian, con tutto il suo ottimismo, la sua positività. Ciao Marco. Assolutamente sì. Ciao Alice. Ma svegliamo un segreto, perché non sta entrando Andrea, perché è il suo compleanno. È il compleanno oggi? Di Andrea Tofolo. Allora, auguri mister, auguri Andrea Tofolo. C'è anche scritto, non gli abbiamo fatto gli auguri. No, ma poi veramente sono contento, perché la sua veneranda età, essere ancora così giovanile. E la domanda da stamattina che mi faccio, chissà se io riuscirò ad arrivare alla sua età ed essere così brillante. Sì, effettivamente se li porta bene gli anni. Mi pare che sia del 36 o del 34. Ma guarda, non so, correva l'anno comunque. Correva l'anno. E correva parecchio anche. Correva l'anno. Auguri Andrea, auguri. Auguroni. Aspetta che ti saluti, ragione, no? Hai ragione. Alessandro Surza, ciao. Che vuole parlare ancora prima, perché che lo presenti. Siamo ancora ma... 14 giorni fa, stiamo solo finendo la transizione, quindi mi hai già presentato, no? E niente, ciao a tutti. Io direi che Andrea potrebbe perdere qualche punto al gioco, perché non ha detto che oggi era il suo compleanno. Non l'ha detto, e sei tu che non te lo ricordi, quindi qualche punto in meno a te. Attenzione. A tutti quanti noi, allora. No, un punto in più a me, perché mi sono ricordato. Bravo. Lui ci scrive sul gruppo, fa cose, non dice niente, sta zitto. Vabbè. Prossimo weekend, dolci, pastine, sai perché, Andrea. Perché lui, io non faccio mai nomi perché è brutto, ma lui è Tiziano Zampieri. Come la nitro e la glicerina messi insieme, o come la camicia e qualcos'altro, cioè, ecco. Vedi tu, insomma, ecco. Va bene, d'accordo. Allora, prima di svelare questa fantomatica somiglianza, parliamo di cose serie, esatto. Andando chiaramente a ricapitolare quello che è successo in campo il 14 aprile, che ci ha portato poi al recupero di questa sera, perché come vi ricorderete la gara contro la Roma è stata sospesa all'incirca al 71esimo, perché un giocatore giallorosso ha accusato un dolore al petto, si è accasciato in campo con difficoltà respiratorie. Ndicka ovviamente, e per fortuna il giocatore sta bene, però è chiaro che siamo rimasti tutti un po' con il fiato sospeso in quegli istanti, sia per le condizioni del giocatore, ma poi anche perché abbiamo cercato di capire
quando e come la partita si sarebbe terminata, no? Perché questo è stato un grande interrogativo poi anche dei giorni successivi. Ebbene, la partita, la data scelta è stata quella di quest'oggi, del 25 aprile. Come si è arrivati poi a questa data? Perché è stata una scelta non priva di polemiche, in realtà. Sì, alla fine di base è stato solo preso il regolamento e attuato, ovvero di base in realtà si doveva giocare il giorno dopo, poi è chiaro che non c'erano le condizioni psicologiche per poterlo fare, però alla prima data utile si doveva scendere in campo. La prima data utile, visti gli impegni in Coppa Italia, visti gli impegni in Europa League della Roma, era questa settimana, che per i giallorossi era libera dal punto di vista degli impegni infrasettimanali, a differenza di Atalanta e Fiorentina, che devono ancora recuperare la loro partita di campionato perché sono tutte impegnate ancora su tutti i fronti, tranne appunto la Fiorentina che è uscita ieri, ma fino a ieri giocava anche in Coppa Italia, e quindi se per Atalanta e Fiorentina si poteva andare a maggio, per Roma Udinese, anzi Udinese-Roma, no, e quindi nonostante le polemiche si gioca oggi. Si gioca oggi e noi siamo pronti per conoscere le formazioni, perché in realtà avevamo immaginato che le squadre dovessero scendere in campo esattamente nella stessa situazione e condizione con cui la partita era stata sospesa. Eravamo qui che commentavamo e appunto ci immaginavamo questa situazione. Non è proprio così, perché le due squadre non sono obbligate a scendere in campo con lo stesso 11, ma comunque non godono di totale libertà. Giusto, Stefano Giovanpietro? Buonasera, ben trovato. Non sentiamo le stesse formazioni, anche perché comunque i giocatori si infortunano. C'è un esempio su tutti, Romelu Lukaku, che ha segnato il gol del 1-1 e che non c'è invece in questa nuova formazione che va a disegnare in campo Daniele De Rossi contro il suo amico Cannavaro. Nelle comunicazioni arrivate dalla chat stampa si parla di 3-4-2-1, ma non siamo d'accordo, la disegniamo come la pensiamo noi, la Roma, con il solito 4-3-3 o 4-2-3-1, poi staremo a vedere chi avrà ragione. Comunque c'è Svilar tra i pali, una difesa che possiamo ipotizzare con Karsdorp insieme a Mancini e Smalling, quindi Llorente, nonostante la squalifica che penderà sulla sua testa contro il Napoli, non gioca. A sinistra Angelino, da capire insomma la disposizione di Spinazzola, che potrebbe giocare alto alla Zaleski, ecco, per intenderci, insieme a Dybala e a Smun, con punta Ebram e a centrocampo Cristante Pellegrini. Chiaro che è una Roma comunque a trazione anteriore, che rispetto alla gara interrotta il 14 aprile mette del potenziale importante, perché c'è Dybala che era entrato dalla panchina, c'è il Pellegrini che è sicuramente uno dei centrocampisti più in forma del campionato italiano, e giocano insieme Ebram e Azmoun. Si diceva che giocasse uno dei due, invece giocano tutti e due, quindi De Rossi non vuole dare nulla, lasciare nulla di intentato, vuole cercare di vincerla questa partita, e lo dice chiaramente con la sua formazione. La prima di Cannavaro l'abbiamo beccata praticamente tutta, ma non avevamo tanti dubbi nel collegamento fatto poco fa proprio nel TG condotto da Alessandro Surza, perché si gioca con la formazione in linea con quella che è stata l'ultima anche di Cioffio. Coglie confermato tra i pali, Perez, Bigliol e Christensen i difensori, gli esterni sono obbligati perché hai detto tu, Alice, ci sono dei paletti, non possono rigiocare perché sono già usciti Eisibu e Camara, e quindi giocano João Ferreira e Zemura, Samardžić insieme a Wallace e Pagero a centrocampo, Pagero che ha stravinto il ballottaggio con Zarraga, davanti Pereira a supporto di Luca. Però occhio, perché la variante tattica delle due dietro la punta, Samardžić un po' più alto, è assolutamente plausibile. Ultima cosa che vi ricordo, sono per entrambi gli allenatori, De Rossi da una parte e Cannavaro dall'altra, tre i cambi a disposizione fattibili, con due slot, perché entrambi hanno già cambiato due giocatori, gli esterni, l'Udinese, Aouar e Huijsen, la Roma. Questo un po' il quadro sulle formazioni di questo recupero, prosecuzione della partita tra Udinese e Roma. Grazie, grazie mille Stefano. Allora, prima di andare a commentare insieme le formazioni, andiamo a vederci un bel servizio che un po' riassume queste giornate di avvicinamento a questa data di recupero, un servizio che ha realizzato il nostro Alessandro Surza, uno e Trino, TG, trasmissione, servizio. Tutto, oggi è così. Vediamo.
Eppur si gioca, sembrava fosse una partita destinata a non finire mai dopo quanto accaduto più di 10 giorni fa sul manto erboso della Blue Energy Stadium e i successivi momenti di tensione tra date ipotizzate, rinvii, dubbi, insinuazioni, lettere ufficiali per chiedere ulteriori slittamenti e poi finalmente la conferma definitiva della data. Udinese-Roma deve essere conclusa e lo sarà questa sera quando si ripartirà dal minuto 71, ovvero quando tutto, e diciamo tutto, per davvero si fermò, restando in un silenzio attonito per capire cosa stesse capitando. Lo sfortunato difensore della Roma, Evan Ndicka, accasciatosi al suolo, da solo, di colpo e venendo trasportato fuori in barella. Susseguirono momenti di terrore, paura, tensione in cui tutti ci siamo sentiti impotenti. I primi esami drammatici, poi il trasferimento in ospedale e il leggero ma significativo miglioramento delle condizioni del difensore 25enne romanista. Escluso l'infarto, tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo e dal giorno dopo si è iniziato a pensare a quando recuperarla. Gli impegni della Roma hanno complicato un calendario già di per sé molto folto, poi la richiesta del club capitolino di giocare a metà maggio, no secco della Lega che ha semplicemente preso atto del regolamento che parla di gara da recuperare alla prima occasione utile. E allora eccoci qua, nonostante le polemiche arrivate poi tramite comunicato ufficiale della Roma. Eccoci qua a concludere questa gara che nel frattempo ha assunto contorni epici, d'altronde è stata come un'odissea. Per entrambe è diventata una gara delicatissima per la classifica. Ah sì, nel mentre è pure cambiato il tecnico dell'Udinese. E c'è anche un precedente, Bologna-Roma del 2011 sospesa per neve. Anche in quell'occasione ci fu un cambio tecnico in mezzo con Montella che subentrò a Ranieri e indovinate un po', segnò proprio Daniele De Rossi. Adesso il menù è veramente completo e allora si giochi. E dunque, curioso anche questo precedente che un po' ricorda quello che è accaduto poi in questa settimana, no? in attesa del recupero. Queste sono nozioni che mi fanno impazzire, le cose tornano sempre e hanno un perché ben definito. Sì, c'è sempre un filo conduttore. Sì, va bene. Allora Marco, abbiamo visto e abbiamo ascoltato nel collegamento con Stefano Giovanpietro le formazioni, è chiaro che le scelte da parte di Cannavaro sono state obbligate in un certo senso, un po' per il regolamento, un po' per quelle che sono le assenze dovute agli infortuni e poi anche perché non ci potevamo aspettare grandi stravolgimenti visto l'avvicendamento in panchina. Due giorni in cui il tecnico avrà lavorato principalmente sull'atteggiamento. Beh, assolutamente sì, sui giocatori penso, ti dirò di più Alice, credo che anche domenica a Bologna la formazione non si discosterà molto da questa, proprio perché le scelte purtroppo sono numericamente queste, voglio dire, poi puoi decidere se Pagero o Zarraga, ma voglio dire in linea di massima veramente sono scelte quasi obbligate. Il tecnico nuovo sicuramente ha lavorato sotto l'aspetto mentale, che poi nel rush finale è quello che conta di più, perché in un mese è difficile che tu butti dentro tutti i tuoi concetti, no? Però sicuramente deve andare a lavorare sulla testa e sulla convinzione di questa squadra che ha tutte le possibilità di tirarsi fuori da questo momentaccio. Partita, 20 minuti, pronti via, non lo so. Immagino anche il tipo di riscaldamento sarà completamente diverso, perché dovrai scendere in campo già con i battiti a 150-160 perché non hai il tempo di poter entrare in partita. La Roma dal canto suo mette in campo invece una formazione prettamente a trazione anteriore, con Kaslop e Spinazzola negli esterni, sono due giocatori che spingono moltissimo e poi diciamo così che ha il trio offensivo davanti, Calciamore e Fantasia. Sono curioso anche perché in 20 minuti onestamente Alice non è facile come interpretare la partita, no? Se devi mantenere l'idea di quel risultato, se devi cercare di andare a far male. Certo che la Roma ha fatto quel passo falso lunedì sera contro il Bologna che non ci voleva, egoisticamente parlando, quindi è dietro di sé, hanno l'Atalanta e ricordiamoci che l'Atalanta, pur essendo andata in finale di Coppa Italia, ha anche la partita da recuperare con la Fiorentina, quindi paradossalmente hanno veramente il fettone sul collo da parte degli orobici. Vediamo come sarà l'Udinese, sono curioso di vedere quello che avrà e come avrà potuto lavorare questa settimana, perché ripeto, oggi è giovedì, poi domenica siamo a Bologna e lunedì prossimo con il Napoli, c'è un tour de force non da poco. Però secondo me in questi 20 minuti già capiremo alcune cose. Sì, saranno 20 minuti abbastanza importanti per darci un feedback, no? Anche su quella che è stata la reazione poi della squadra all'avvicendamento in panchina. Tizi, classica analisi, no? Sulla partita, per quanto partita si possa definire, no? Sulla chiusura della partita, chiamiamola sul quarto di partita, ecco, diciamo così, si riprende dall'1-1 in una gara, tornando indietro, riavvolgendo il nastro, che l'Udinese aveva ottimamente condotto, in particolare nella prima parte, nel primo tempo, i primi minuti
forse del secondo tempo, quando la Roma poi ha decisamente rialzato la testa. Allora, a questo punto, che gara ti aspetti, con quale spirito entrambe le formazioni scenderanno in campo? Esatto, la chiave di volta è stata che nel frattempo l'Udinese purtroppo è incappata in una bruttissima sconfitta in quel di Verona e la Roma è incappata in una sconfitta in quel di Bologna, quindi di conseguenza diciamo che dal punto di vista delle motivazioni si pareggiano, perché comunque gli obiettivi per la Roma e per l'Udinese di tale importanza sono, quindi sono entrambi di massima importanza. È ovvio che di mezzo c'è una variabile tra le due formazioni, che una delle due squadre ha cambiato effettivamente allenatore. Quindi è chiaro che anche per i calciatori oggi sicuramente questi 20 minuti dovranno essere fatti, non penso neanche a dire, non metto neanche il condizionale, lo metto proprio tassativo, dovranno essere fatti alla morte, tra virgolette, a mille all'ora, non so, cioè indicare un qualcosa di più forte mi viene difficile, perché oggi tu sei in una situazione di classifica, sei terzultimo fondamentalmente a pari e hai bisogno anche di quel punto che fino adesso, cioè fino al 71esimo e 30, quello che è, comunque ti stavi guadagnando nella precedente spezzone di partita e hai bisogno almeno di portare a casa quello, almeno se non addirittura di poter pensare di fare, tra virgolette, il colpaccio, perché comunque questa Roma ha dimostrato di essere una delle squadre più forti del campionato, soprattutto dopo l'avvento di De Rossi al posto di Mourinho. Tant'è che insomma stiamo vedendo anche il percorso che ha fatto in Europa e i valori dei giocatori da quando è arrivato De Rossi sono aumentati, c'è poco da fare. Quindi di conseguenza oggi in campo c'è Dybala, c'è Pellegrini, c'è Hebram, insomma c'è tutta una serie di calciatori che sicuramente ti metteranno in difficoltà. Ecco perché dico, è l'Udinese che oggi deve entrare in campo con quel coltello fra i denti che purtroppo è mancato spesso e volentieri ed è stato sicuramente il motivo per cui la società ha dovuto chiaramente incorrere in un ulteriore cambio di guida, perché la partita di Verona è stata esemplificativa da questo punto di vista. Il Verona non ha niente di più dell'Udinese, né dal punto di vista individuale né dal punto di vista tecnico-tattico, ha messo quella cosa lì che fino al 93esimo ci ha creduto di poterla vincere e l'ha vinta. È quello che dobbiamo mettere anche noi sicuramente da adesso alla fine del campionato. Quindi Gianni, come la pensi tu? Difendere quel punticino quanto mai prezioso oppure cercare di portare a casa il risultato ora più che mai, vista anche la situazione? Ho ascoltato bene cosa hanno detto Tizi e Marco a riguardo e ovviamente oggi la testa può pensare che sia una prosecuzione di quella partita, ma non è così. Sono proprio due partite distinte. Questa ha la particolarità di giocarsi in 20 minuti. È come se quella non fosse nemmeno esistita. Si parte, per fortuna, dal risultato di pareggio, come se la partita iniziasse, una nuova partita iniziasse dal primo minuto. Quindi c'è quanto di buono fatto dall'Udinese nella prima parte della partita, ma oggi è come se non contasse più, non importa come è stata quella partita, perché non vai a giocare la partita di stasera sull'onda di cosa stava succedendo o cosa era successo nei primi 70 minuti di quella partita. Quindi bisogna, è come una giornata in più, in più che arriva, che si inframezza in questa settimana particolarmente difficile per l'Udinese dal punto di vista degli avversari da affrontare, perché c'è stato il Verona, era difficile per l'obiettivo a cui concorrono entrambe, ma è stato difficile per il risultato, e arrivano Roma e Bologna che sono difficili anche per la qualità tecnica delle due squadre. Quindi non ragionerei troppo nell'ottica della difesa del punto, ma dell'ottenimento del punto se non si può fare altro. Però mi aspetto una partita che parta a ritmi molto alti da parte di entrambe le squadre, perché in quei 20 minuti vedono la possibilità di strappare tre punti, e in questo momento l'Udinese sull'onda emotiva del cambio d'allenatore, che lo porta sempre, soprattutto quando poi ti giri
e in panchina vedi un profilo come Cannavaro, un assistente come Paolo Cannavaro, ma soprattutto come Pinzi. E questo sui giocatori può avere un impatto molto forte a livello di riconoscenza proprio del ruolo, quasi. Ecco, quindi mi aspetto una partita che l'Udinese possa sfruttare e, perché no, sfruttare possibilmente anche quello che può essere un impatto negativo che invece la Roma può aver avuto dalla partita contro il Bologna, che è stata una partita persa in casa contro un avversario diretto per il quarto posto, ci va anche la quinta in Champions. Però intanto è una sconfitta e tre giorni dopo qualche scoria può averla ancora lasciata. Sì, sì, effettivamente. Bisogna viverla come una partita a sé, nuova, no? Una nuova gara che si va a giocare, anche perché, come abbiamo ricordato, nel frattempo di cose ne sono successe, no? La precedente giornata di campionato, l'avvicinamento in panchina, quindi abbiamo giocato l'altro ieri, ma ne sono successe di cose, no? Sembra passato quasi più tempo. Messaggi da casa. Allora, messaggi da casa, apro un attimo una parentesi, non volevo interrompervi, ma nel volley Talma Sons sta vincendo 2-0 contro Busto Arsizio, è a un set da una promozione storica in A1, sarebbe bravo, clamorosa, bravo, clamorosa. Ci infatti, anche infatti, sappi, legati sappi, al volley. Sappi, cara Matelloni Alice, che se dovesse accadere quello che tutti noi ci auguriamo, potremmo avere durante il Studio Stadio delle novità, con dei collegamenti col nostro Omar Costantini della Tisana. Non l'abbiamo detto per scaramanzia, vediamo se sopravvive Omar Costantini. Buona sapersi, grazie per avermi deciso tutto in diretta, va bene. Esatto, tipo adesso. Bene, quindi in tutto questo speriamo che la fortuna oggi sia con noi, ci scrive Idelma. E poi l'Udinese, ci dice Angelo da Remanzacco, ci ha abituato sempre, o meglio molto spesso, a degli inizi positivi e riuscendo a fare cose molto buone. Quindi per questo bisogna puntare sui tre punti e l'Udinese può farcela avendo solo 20 minuti da giocare. Il punticino non serve a nessuno delle due, mi aspetto una partita in cui entrambe giocheranno per vincere ad ogni costo, ci scrive Marco da Udine. E poi la Roma segna facile nei primi minuti, attenzione, ci scrive questo tifoso, lo però devo un po' bacchettarlo, perché in realtà la Roma è tra le squadre che subiscono di più nei primi minuti, è successo contro di noi, è successo contro il Bologna, quindi segnerà anche, però subisce anche, quindi speriamo che bravo sia per la precisazione. Posso dire che in realtà il punto non è vero che non serve a nessuna delle due. Oggi lato Udinese, perché dobbiamo occuparci di più ovviamente della nostra squadra, sarebbe molto importante, perché con questa classifica oggi ci sarebbe uno spareggio. Invece con un punto in più si staccherebbe un'altra squadra, no? Non importa che sia un punto di differenza, ma un punto di differenza in quelle zone di classifica Fa la classifica. È fondamentale. È oro in questo momento della stagione, quindi non sono troppo d'accordo sul fatto. Poi quel punticino fa la differenza. Noi siamo nel 2015-16 siamo salvati con sul Carpi per un punto in più, che siamo salvati con 20 punti. E me lo ricordo. Udinese punti 39, Carpi 38. Ok, ha vinto qua l'ultima giornata, erano già salvi eccetera, ma un punto fa tutta la differenza della vita, ragazzi, sì. Dire che serve a poco. Io ho letto il messaggio. Non mettetemi in bocca cosa. Non l'abbiamo fatto, infatti. Ce l'abbiamo con te in realtà. Ti additiamo. Per cose di cui siamo tutti consapevoli, no? C'è una chat dove Surza fa proprio quello che gli pare e gli piace. Esatto. Poi io sono vittima. Dai. C'è anche chi chiede. Come mai Ebosele non si nota, non si vede più? Non lo sento quasi più nominare, ci scrive Giorgio, che fine ha fatto? Credevo fosse l'anno della sua consacrazione. Posso aggiungere, forse lo credevamo un po' tutti, ma viste le partite, pensiamo che, insomma, almeno personalmente ritengo che ci possa stare la scelta di non vederlo. Era partito anche bene, poi ha avuto una discesa e in questo momento Bosele è uscito un po' dai radar, era partito molto bene. Era partito bene. No, diciamo che non ha bisogna anche ogni tanto, perché poi si tende sempre a parlare degli allenatori, di ciò che portano o non portano, giustamente, o in maniera meno giusta, però poi bisogna parlare anche dei giocatori, no? Quanto la responsabilità sta anche sulle loro spalle, quella di prendere quanto di buono dal punto di vista della fiducia, del miglioramento ti portano i vari staff, i tuoi compagni, il modo di giocare, quanto anche il modo di giocare di una squadra sia più conforme alle tue caratteristiche, e lo è per Bosele, perché avrebbe tutte le possibilità tecniche di mettersi in evidenza con questo modo di giocare della squadra, poi sta anche nella responsabilità del giocatore, e probabilmente questo ci definisce un po'
il livello della sua maturità attuale, no? Probabilmente c'è ancora, bisogna ancora aspettare tempo perché lui possa affrontare quel percorso di crescita che tutti noi, francamente, io in primis, Ali, quante volte in estate è vero, tu sei stato un grande sostenitore perché ci credevo di Abusele, molto, ci credevo molto. La domanda è, d'estate, cioè tu riesci a stare in estate io riesco a frequentare Gianluca Lena anche d'estate, che, la domanda che ti faccio, cosa hai fatto nella vita precedente, cioè, quali sono le pene che devi scontare in questa vita? Io, guarda, ti posso far vedere che pene sconto? Certo, ricevo queste foto io, che in realtà mi fa anche piacere, ma la verità è che questa foto mi è stata mandata per farvi notare la somiglianza dell'outfit del bellissimo, mi permetto di dire, Beckham, con l'outfit del nostro bellissimo altrettanto. Ma dove sono, ma dove sono le eccole qua, eccole qua. Ma anche il mio, che oggi anch'io, scusate, che oggi è entrato, hai perso il microfono, facci vedere pure le grazie, sono uguale, un piccolo, una chicca oggi, una ma tirati chicca. Che oggi è entrato in rete, somiglierò più oggi. Rimettiti il microfono per favore, che Metta il microfono, somiglierò più io, non ho neanche le bretelle, adesso mi rimetto il microfono, ovviamente non la foto migliore per paragonare i due stili visto che non si vedevano le bretelle, ma oggi è entrato, dovete sapere, in redazione dicendomi, Anima, sai perché mi sono vestito così? Esatto. Perché questa settimana gira una mia foto sul web. Che poi effettivamente c'è una somiglianza. Ma girava quella foto. C'è una somiglianza. Se mi faccio protetta ancora, ma non è accettabile. Ma io vi regalo queste chicche e voi così le scialacquate. Ma no, non è che le scialacquate. Io prendo le distanze. Io ho voluto solo dimostrare. C'è Gianluca Lena che non riesce a rimettersi troppo. Va bene, dai. Ma tu stai sottovalutando la mia esperienza. Guarda che ti esce il cavetto. Allora, diamo il tempo a Gianluca Lena di rimettersi in ordine, di ricomporsi, si ricomponga. Cioè, e direi, me, cioè, vengono sospesi da tutti e due. Ma guarda, ci sarebbero delle buone motivazioni. Ma volevo solo dimostrare che volevo farci vedere un po' il fisico. Allora, vogliamo togliere l'attenzione sulle pochette di Taviani. Sì, esatto. Quindi io devo trovare ogni volta un qualcosa, un'invenzione. Per togliere il giusto peso, mi raccomando, Tiziano Zampieri, ho schierato questa. Hai due giorni, tre giorni per trovare un altro outfit che richiami a qualcosa di iconico. Attenzione. Accaduto durante la settimana. Qualcosa di iconico, mi date anche questo compito. Va bene, non vi deluderò. Mi dispiace, ma tu lo sai che io sono sempre una spalla sempre agli altri. D'altronde, guarda. Nonostante le bretelle. Quindi è inutile che tu continui su questa cosa qua. Visto che in studio stiamo letteralmente farneticando, io direi di andare dal nostro Stefano Giovanpietro per vedere se riusciamo a intercettare qualche commento dei tifosi un po' su questo recupero, sull'avvicendamento in panchina. Stefano, a te. Siamo quasi. Sì, proviamo. C'è meno folla dell'altra volta, ma ci tuffiamo. Eccoci qua. Oggi Udinese-Roma, come va a finire? Speriamo che riescano a tenere il pareggio. Va bene anche il punto, quindi. Piuttosto che perdere, meglio pareggiare, o no? Sì. Che ne pensate di Cannavaro? Cannavaro come non è colpa di Cioffi, perché se abbiamo bisogno di un attaccante e prendiamo un bradipo difensore argentino, è rotto, e non è colpa di Cioffi. È sfortunato a farsi male. No, non è sfortuna, ha sbagliato tutto. Ok, quindi vabbè, però pensiamo a mantenere il pareggio. Vediamo qua, c'è un po' di operazioni di controllo, noi ci tuffiamo. Come va a finire oggi Udinese-Roma? Finisce 1-1. Rimane 1-1, sì, buon punto per la Salernitana. 20 minuti sono troppo pochi per tornare a riscaldarsi e ripartire. Grazie. Al signore anche col cappellino dell'Udinese chiediamo, oggi ce la fa l'Udinese o ci accontentiamo del punto? Se è possibile, meglio vincere, se riesce. Ci accontentiamo del punto, ovviamente. Speriamo che con Cannavaro... Ti piace Cannavaro? Qualcosa, mi piace, sì. Era un pesce-lescio. Ci sta, è un commento che prendiamo e mettiamo agli atti. E salutiamo il tifoso, arrivederci, grazie mille della disponibilità. Possiamo chiedere, no, come va a finire oggi la partita? Niente, silenzio stampa, signora.
vince l'Udinese, purtroppo. Purtroppo? No, beh, per fortuna. Mi sfuggono da tutte le parti, perché io ormai ero abituato all'Inter e alla Roma, rispetto a quelle altre volte c'è meno gente, dobbiamo dirlo, ma anche perché comunque è una prosecuzione, è comunque infrasettimanale, sebbene sia una giornata di festa, però qualcuno adesso sta arrivando, piano piano lo fermiamo, anche con la giacca della Triestina, una cosa bellissima. Come finisce Udinese-Roma? 2-1 Roma. Come 2-1 Roma? Ma ce la fa però l'Udinese a salvarsi? Boh, no. Non ne sei convinto, no? Secondo lei? Ma secondo me ce la può fare, anche sì, se gioca come sa ci sono tutte le carte per fare un buon fine di stagione. Hanno cambiato pure l'allenatore da poco, quindi secondo me potrebbe dargli quella spinta, ancora ce la può fare. Ancora... E un giudizio su Cannavaro? Quello secondo me ci voleva un allenatore così, uno che ha grinta, trasmette, secondo me è la mossa giusta. Ecco, avrei fatto la stessa cosa fossi stato al posto del presidente Pozzo. Grazie mille. Grazie. Buona partita a voi, lasciamo andare anche i nostri amici. Secondo me, come finisce Udinese-Roma? Ma non lo so, speriamo vinca l'Udinese, forse pareggiano. E se vince l'Udinese chi segna? Ma forse Samardžić, dai. Ce lo segniamo, un bel 2-1 con gol di Samardžić. Ci ringraziamo anche il nostro piccolo amico. Noi continuiamo qui a osservare l'arrivo delle persone allo stadio. Insomma, abbiamo visto dai commenti un po' di chi è un po' più disfattista. Forse non dovevo fermare il bimbo con la giacca della Triestina, ma battute a parte, per il resto c'è fiducia, quantomeno di difenderlo a questo punto, lo speriamo, perché sono d'accordo con quello che diceva di studio, questo punto non è vero che non serve a nessuno, se l'Udinese lo portasse a casa non sarebbe male. Va bene, grazie Stefano, chiaramente meno affluenza, ce lo aspettavamo, si tratta di un recupero del match in un giorno festivo, quindi oggi è complicata trovare per il nostro Stefano qualche commento, no, sul match che ci attende effettivamente. Esatto, esatto, oggi è dura. Va bene, allora, parliamo del nuovo tecnico, di quest'area nuova che tira qui al Blue Energy Stadium e soprattutto nella panchina bianconera. Vediamo un servizio per chi ancora non lo conoscesse, Cannavaro. È stato un giorno strano in caso Udinese, quello della presentazione di Fabio Cannavaro come nuovo allenatore del club. Un giorno in cui il timore per una situazione di classifica difficile si è mescolato con la curiosità e il fascino di vedere ad Udine un campione del mondo come appunto Cannavaro, che è vero, non giocherà più, ma che anche in panchina sembra avere le idee chiare su quello che può trasmettere alla squadra. Dal punto di vista tattico, evidentemente poco, visto il tempo a disposizione, ma dal punto di vista caratteriale, assolutamente tanto. Conosco la Serie A, vedo la Serie A, tanti giocatori li vedevo, ma non è che ero, quando poi mi sono messo lì a studiarli, sicuramente c'è da poter fare qualcosa, anche perché, come ho detto ai giocatori, se aspettiamo partita per partita di non subire gol, di gestire il risultato e così e colì, non ce la fai. Da qui in avanti dobbiamo fare qualcosa in più tutti quanti e devono iniziare a capire che ecco, quattro partite sono poche durante l'anno di vittorie, sono veramente troppi pareggi, dobbiamo cercare sì di alzare quell'asticella per fare qualcosa di in più. Bisognerà avere poi più coraggio e più consapevolezza nella propria forza e nei propri mezzi. A volte noi dobbiamo capire che ecco, dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo cercare a volte di alzare un po' il baricentro, dobbiamo cercare di a volte anche di pressare un po' più alti, dobbiamo cercare delle soluzioni soprattutto ecco, e delle certezze in fase offensiva che i ragazzi gli danno un po' più di tranquillità. Il modulo, il 4-3-3, è il suo preferito, ma bisogna anche sapersi adattare ai calciatori. A me piace comunque, non sono un allenatore legato a... Io sono sempre stato affezionato al 4-3-3 perché mi piaceva, perché comunque quando ho iniziato è il sistema che magari mi piace di più vedere. Però è normale che ci sono delle situazioni dove tu poi devi cambiare, devi leggere, devi capire il materiale che ha a disposizione. Questa è una squadra che comunque penso che possa fare più situazioni di gioco.
È una squadra che può cambiare in fase di possesso e non possesso. È una squadra che ha delle cose importanti, quindi dobbiamo essere bravi a tirarle fuori. Quindi questo è un estratto, alcune delle parole di Cannavaro durante la sua presentazione. Marco, un campione del mondo, pallone d'oro, insomma una bella pescata, eh? Beh, indubbiamente sì, insomma, è un allenatore, io lo chiamo ancora giocatore, ma è un allenatore che ha anche una grande esperienza, no? Ha allenato in altri continenti, in Cina, in Medio Oriente, quindi è uno che ha esperienze anche in altri campionati, ha giocato in Italia, in Spagna, ha vinto un mondiale, ha vinto tutto con la Juve, ha giocato a Madrid, cioè, ma a livello di esperienza ne ha da vendere, insomma, pallone d'oro, l'ultimo pallone d'oro italiano che abbiamo avuto, tra l'altro, quindi, e poi c'è questo giusto mix tra lui, il fratello e Giampiero Pinzi, perché un allenatore deve anche capire dov'è le dinamiche, l'humus, dove lavora, dove vive, ma non c'è tempo, perché è arrivato martedì, ma giovedì si gioca, domenica si replica, quindi anche l'avvento di Giampiero Pinzi è uno che li può far bruciare le tappe, perché poi oggi si lavora in team, quindi l'allenatore principe è lui, ma poi voglio dire, pensa che altri allenatori hanno 7-10 persone nello staff, quindi non è più l'allenatore come una volta con il suo secondo preparatore atletico, è abbastanza ampia l'organizzazione, come poi c'è qua a Udine, no? Perché è stato cambiato Cioff, il suo vice, ma parecchi uomini dello staff sono rimasti perché sono dello staff dell'Udinese. In questo momento, sai, anche lui a livello di presenza nei confronti di tanti giovani che noi abbiamo, beh, insomma, è un simbolo, no? È stimolante, no? Anche da questo, sai, punto di vista. Se lui magari ti cura qualche particolare in terza linea nostra, a giocatori come Christensen, no? Come Tikvic o Ferreira stesso, ma anche lo stesso Biol. Insomma, questi stanno attenti un po' di più, perché campione del mondo, come l'ha vinto lui, poi quel mondiale, vuol dire che si può veramente apprendere tanto da lui. E poi è uno che non è contaminato dall'ambiente, no? Quindi viene da fuori, non ha vissuto questa negatività, è stato un giocatore ed è un allenatore molto positivo, quindi credo che sia stata fatta la scelta giusta, no? Il giusto mix di uno che arriva da fuori e che porta le sue idee, la sua positività, ma con uno del territorio, perché Giampi ormai è friulano di adozione, vive qua, che conosce molto bene l'ambiente e le dinamiche. Io sono molto fiducioso di questo, però poi alla fine chi va in campo sono i giocatori, e i giocatori in questo momento qua la società gli ha tolto tutti gli alibi, perché quando una società cambia due allenatori è chiaro che ha sbagliato qualcosa anche lei, ma però te lo sta facendo capire, non posso cambiare 30 giocatori, cambio lo staff tecnico. Però in questo momento qua i giocatori devono dare tutti qualcosa in più, tutti proprio per se stessi, per il gruppo, per la squadra, per la maglia, prima ancora che per l'allenatore e la società, perché credo che quando arrivi nelle ultime 5 giornate e che comunque la salvezza dipende ancora tutto da noi, non dipende dagli altri, bisogna rimanere aggrappati il più possibile a questo treno. Ecco perché io dico, è vero, sono 20 minuti, noi parliamo di una partita, perché la stiamo preparando come una partita, in realtà è Pontivia, è un tempo supplementare, dove bisogna essere molto pronti, molto attenti, perché quel punticino per me è oro colato, però l'illusione di fare i 3 punti io non me la lascio sfuggire. E poi Alice dico una cosa forte, però è da qualche giorno che la penso, io mi aggrappo un po' anche alla dea fortuna, perché quest'anno a noi ci è girato tutto contro. Sì, mi auguro che qualcosina... Ben venga una visita dalla dea fortuna. Ma io me lo auguro, ce lo meritiamo anche, perché anche sotto gli infortuni, no, che abbiamo subito, le barriere di monta, i gol occasionali, quindi siamo molto a credito. I grandi giornalisti dicono, ma sì, alla fine del campionato le cose si equilibrano. Non è vero niente, perché in questo momento qua noi siamo in disavanzo pazzesco. Quindi perché no? Un gol nostro al 90° per fare i primi 3 punti. Dici che non ci basti la restante parte di campionato per equilibrare? No, assolutamente no. Perché guarda, il gap della dea fortuna, ti faccio, no? Una chiusa, perché prima ero giù in sala stampa, parlavo con qualche collega. Se dicevo a strano che devi farti il tuo tour per sì. Diciamo per cioè, chiaro. Diciamo, riesce ad arrivo arrivare qua alle 2 riesce ad il tuo tour riesce ad arrivare anche più tardi di Alessandro Surza, pensa tu, hai aperto lo stadio come al tuo solito, sento un po' di veleno più, ma no nei confronti di Alessandro Surza loro sono gelosi perché io ho le chiavi dello stadio in tasca, loro non le hanno. Io alle 7:15 ero qua stamattina a fare il mio primo tour, va bene? No, dicevo il primo tour caffè, il tour del caffè, poi è arrivato il tour dell'aperitivo, certo.
Chiudo dicendo se a novembre qualcuno mi avesse chiesto e dissi che non poteva mancarci Biol, io penso che nel mese di aprile mi avessero chiesto qual era l'unico giocatore che non potevo perdere a Tovin. Non l'ho pensato questa volta, perché, no, quindi per dirti la sfortuna è un gioco. No, esatto. Veramente chi vuoi non perdere, no, che poi no, ma su Tovin questo non l'ho mai pensato, però purtroppo Tovin è un giocatore che anche sta mancando tanto, anche Sandy Lovric, però Tovin era il giocatore in questo momento che era il giocatore in anche più della squadra. Posso dirti una roba, abbiamo iniziato a fare il 3-4-3 con Tovin che avrebbe palesemente giocato con il suo piede forte, no, per poter rientrare sulla destra per andare a calciare col mancino, si fa male Tovin e noi cambiamo di fatto modulo con Cioffi nelle ultime due partite senza il francese, è abbastanza per clamoroso. Quello dico che la sfortuna ci ha visto benissimo, mi auguro che la fortuna un pizzico, una vittoria su un calcio d'angolo al 90esimo, visto che ne abbiamo persi 17 punti in questo campionato, magari due punti così. Vabbè, dai, sì, non sarebbe male, no? Però se mi riallaccio al discorso dei 17 punti, no? Sì. Alice, il concetto di 17 punti persi nei minuti finali hanno comunque un comune denominatore, perché evidentemente a questa squadra, se abbiamo commentato per tutto l'anno che non mancano probabilmente le qualità individuali, né tecniche né tattiche, manca quel concetto di squadra, di personalità, di carattere, che oggi nella scelta di Cannavaro va a trovare un po' la sua quadra, diciamo, nel senso che se durante l'anno perdi così tanti punti nei momenti decisivi dell'incontro, perché ricordiamoci che i momenti finali sono i momenti decisivi, nei momenti decisivi viene fuori più che la qualità tecnica, tattica del giocatore e della squadra, vengono fuori le capacità caratteriali di saper tenere botta nel momento difficile, di saper avere quel pizzico di follia per andare a cercare magari quella giocata vincente, per permetterti a te invece di andare a trovarti quel pizzico di fortuna di cui Marco giustamente dice abbiamo bisogno, che Marco giustamente reclama, che io ti dico anche devi andare a cercartelo, ma come? Non è che devi salire 11 giocatori a cercare di far gol perché prendi gol in contropiede, però la giocata vincente, il corner che vivi come veramente l'ultima giocata importante della tua partita, che paradossalmente è stato quello che ci è costato nella partita scorsa il bottino, comunque il punto che l'Udinese si stava guadagnando. Sono quelli gli aspetti fondamentali che devono uscire in questo momento, cioè l'aspetto caratteriale di saper tenere veramente nella difficoltà probabilmente e sarà il lavoro principale del nuovo mister che dovrà affrontare in questo brevissimo periodo, perché ricordiamoci che fra 25 giorni praticamente finisce il campionato, quindi 25 giorni è il periodo in cui tu inizi una preparazione, no? Quindi voglio dire, cioè non hai neanche veramente il tempo, no? Di capire dove sei. Quindi diciamo che forse lavorare sull'aspetto mentale, sull'atteggiamento diventa nella testa dei giocatori. Diventa l'arma principale, no? Assolutamente, assolutamente. Però posso dirti 25 giorni, sai cosa mi ricordo, ma visto che abbiamo il nuovo allenatore, è la fase finale di un mondiale. Sì. Che non sono 25 giorni, sono circa 40, dalla prima partita alla finale. Sì. Ecco, io mi auguro che Cannavaro viva questi 25 giorni, 30, come se fosse veramente la fase finale di quel mondiale. Riviva quei momenti, insomma, sì, no? Devi far rivivere anche noi, io l'ho scritto anche nel post, magari non l'alzerà quella coppa famosa, ma per noi la salvezza equivale al mondiale. Poi noi tendiamo anche forse troppo a ricordare cosa è stato Cannavaro giocatore, no? Come se ci fosse un automatismo per il quale la grandezza e ciò che hai vissuto debba essere subito riportato nello spogliatoio. Non è così, è qui per un altro ruolo, bisogna rispettarlo anche per questo nuovo ruolo, è per lui una grande opportunità. Non bisogna dimenticare questo, perché Cannavaro questa è vissuta, mi allaccio un po' in maniera diversa a quello che diceva Marco, Marco l'ha poetizzata a modi corsa come fosse un mondiale,
ma in realtà questa è una grande opportunità proprio per anche per lui, per la sua carriera, proprio per ciò che ha fatto all'estero. È stato molto importante, ha fatto un grande percorso all'estero e ha vinto, chiamato, ha vinto e ha vinto anche parecchio all'estero. È importante questo da sottolineare. Però a Guangzhou ha vinto anche a livello internazionale in ambito asiatico. In Italia non ha avuto ancora, ha avuto una piccola parentesi a Benevento, ma era una situazione difficile, come ha dimostrato De Rossi arrivando sulla panchina della Roma dopo la parentesi della SPAL, no? È partito, certo, con un po' di chiamiamoli pregiudizi, ma sta dimostrando di essere un grande allenatore. Speriamo che valga lo stesso per Cannavaro. Certo è che questo impatto di cui dicevano Tiziano e Marco sullo spogliatoio, questo ciò che si è stati da giocatore sui giocatori, ha un impatto immediato. E dobbiamo fidarci di questo come scossa, soprattutto a livello mentale, di quello che diceva Tiziano, per i giocatori, perché adesso la palla passa anche anche perché questa scossa serve a livello immediato proprio, deve essere rapida ed efficace. Proviamo a fare ancora un'incursione da Stefano Giovanpietro. Vedo che ci sono ancora dei tifosi che stanno entrando, ma ormai credo che i tifosi presenti pian piano entreranno praticamente tutti all'interno del Blue Energy Stadium. Stefano. Serviva una scossa per fermare Elena, perché passavano una ventina di tifosi, ci sono sfuggiti tutti, amen. Ne passeranno sì e no tre o quattro fra cinque minuti, perché siamo proprio alla fine delle code. Giustamente, come detto, un'affluenza minore, però bene o male sono quasi tutti seduti. Ti posso dire, intanto, off topic, siamo stati collegati dalla tisana, è arrivata la notizia che Talmassons è in A1. Complimenti alle ragazze della CDA Volley Talmassons, 3-0, hanno bissato la vittoria di gara 1 e quindi adesso si godono una promozione incredibile, una gioia per il Friuli, un piccolo paese che arriva in A1, quindi davvero in bocca al lupo. Proviamo a fermare questi ultimi tifosi, perché siamo proprio lì con il tempo. Sì, quanto finisce l'Udinese Roma? Vince l'Udinese? No, grazie. Vince l'Udinese? No. No, bene, secco, via. Sono arrivati i disfattisti nella fine. Sì, lui sì. Oh, Udinese-Roma, quanto finisce? 1-0 Udinese. Quindi 2-1, perché si parte dall'1-1, quindi ce la fa l'Udinese, vince, si salva, chi segna? No, questo non lo so. Ma... Vabbè, non sai fare una previsione, però è bello venire qui allo stadio. Sì. Allora buona partita. Lo facciamo andare, chiediamo al papà, a lui, ecco. Chi vince? Allora... Si giocano solo 19 minuti più il recupero, ce la fa l'Udinese? Secondo me, con il nuovo allenatore Cannavaro, secondo me gli do una dritta e secondo me vincono. Quindi il cambio di allenatore porta subito risultati. A prescindere, ti piace Cannavaro? Sì, anche perché è un grande giocatore, ha vinto il mondiale, anche pallone d'oro, quindi... Sì. Chi meglio di lui? Chi meglio di lui? Chiediamo anche al papà, ce la fa l'Udinese? No? Ha mandato in una scoperta il figlio. Buona partita a tutti voi. Sono tutti simpaticissimi qua. Oggi, guarda, con una così che ti accoglie. 2-1 per noi è finita, dai. E chi lo fa sto gol? Non sta a preoccuparti. Se no entra Cannavaro e via. Lo fa Cannavaro dalla panchina, bellissimo. Cannavaro ci riporta questi tre punti? Ma spero di sì. Io tifo Roma, ma tifo anche Udinese. Cannavaro e De Rossi sono tanto amici e quindi o pareggio o vince l'Udinese, che così si salva. Ciao. Aspetta, aspetta. Però punti servono a tutti e due, la Roma deve arrivare in Champions, l'Udinese deve salvarsi, chi ne ha di più oggi? Penso che sia più importante per l'Udinese, la Roma ha tempo di fare i punti, ci vanno 5 squadre in Champions League, ci sta, quindi dai, oggi tifiamo Udinese, dai. Beh, io tifo Roma, però comunque... Non sei dispiaciuto se vince l'Udinese? No, dai, va bene lo stesso. Ci sta, cuore diviso. Dai. Con un dai, ci salutiamo con un tifoso della Roma che comunque in massima onestà apre anche alla possibilità di una vittoria dell'Udinese. Siamo riusciti a beccare qualcuno, ormai veramente situazione quasi deserta, perché tutti sono al Blue Energy Stadium, non ci sarà la cornice del 14 aprile, ma i tifosi bianconeri spingeranno la squadra alla grandissima. Assolutamente, come sempre ce lo aspettiamo dai nostri tifosi, perché ci hanno dato dimostrazione di grande attaccamento alla maglia in questa stagione così turbolenta, ecco, diciamo. Siamo praticamente
pronti anche per collegarci con la tisana per festeggiare il Talmassons, dove c'è Omar Costantini per noi per un breve flash di questi momenti di gioia per la promozione. Prima però direi che possiamo anche tornare sul nostro gioco al volo, perché la grafica è rimasta invariata. Lancio prima di tutto, tu ti prepari, sei già ovviamente prontissimo. Quello che avevamo scelto. Facciamo una cosa allora, l'uno e l'altro, jingle. L'uno e l'altro con questa grafica che rimane invariata, perché? Perché la scorsa volta c'è stata una rappresaglia, mi dice Sursa, nei suoi confronti. Io mi sono arrabbiata perché Sursa non ha voluto assegnare il punto, perché secondo me da regolamento il punto va assegnato a prescindere. C'è stato un golpe, Ali. Eppure è stato richiesto a gran voce di non assegnare il punto a nessuno. E io che sono un democratico che ama il popolo e fa decidere al popolo, esatto. Davanti a tanta potenza nella richiesta di non votare nessuno, sua maestà, va bene, va bene, non votiamo, voto forte, ovviamente ci repo di popolo dall'alto della sua legislazione sul piedistallo, giustamente. E noi, poveri. Vabbè, il principe Natalio. Allora, le distanze, tu prendi? Io prendo un gingerino. Non so, qualcosa. Chi avresti votato? Qualcosa. No, allora, ci sono già dei voti, quindi andiamo a ricapitolare come avevano scelto i nostri opinionisti. Allora, vediamo se sono effettivamente ancora valide queste scelte. Gianni Lena mi chiedeva chi avevo votato in gara di Udinese Verona, se non ho capito male, non me li ricordo, ma effettivamente avevamo scelto dei giocatori del Verona ignobili che non potevano essere votati. E quindi credo che avevo scelto Coppola. Veniamo a noi. Questo voto invece congelato per Udinese Roma riparte da questi giocatori. Sì, attenzione. Me medesimo. Ecco. Con Lucca e Lukaku, Zampieri, Samardzic e Cristante, attenzione, Tavian, Pereira e Dybala, e ancora. Al momento sa che è favorito, Toffolo, Biole, Cristante, Lena, Pagero e Aouar, e a naso, però Aouar non c'è più, no, non si può cambiare, e quindi non farà punti. Questo lo dite a meno che Pagero, questo lo dite voi. Ale, mi dispiace che tu parta già così, hai ragione. Se Pagero non possa incidere in questi minuti, ti auguro francamente di sbagliarti. Anche io sono con Lukaku che non c'è, difatti punto su Luca. Ok, quindi confermiamo le scelte confermate, ma non avete fatto dire, potete fare altro, ma ho appena potete detto, dire di finta, di darvi la possibilità, ma questa è un'altra partita, ma è così, ma che regola è? Ma se volete possiamo anche prenderne altri, però i 18 minuti si rimane così, decide Zampieri, decido io ormai. Abbiamo ricapitolato solo per dovere di cronaca, quindi visto che non ci sente, non è qua. Io Toffolo lo taglio. Anch'io. Sinceramente, democraticamente, perché chi non è presente, secondo me, va cancellato. Comunque è il suo compleanno, Auguri. Auguri ad auguri, però. Auguri, lo tagliamo lo stesso. E anche un punto di penalità, perché al compleanno non essere qua con noi, a portare e a bere soprattutto, un punto di penalità, due punti di penalità. Tre punti di penalità. Tre punti non se ne parla. Va bene, siamo tre punti. Se lo può permettere, perché quello che... ha più punti di tutti, ma pensate, è incredibile, ma tu prendi le difese no, se lo può permettere potete togliergli i punti per quanto mi riguarda, si vince con i nomi banali, non apprezzate mai i miei nomi esotici, un po' esotici, un po' di belle scelte diverse, qualcuno che non gioca però che sono io, perché io sono amico di Andrea, non dite che è stata la mia idea di togliere i punti, poi toglieteli, ma diciamo che è stata un'idea di Sursa, non ti preoccupare, scusami, è lui qua che fa il notaio e che prende queste decisioni. Va bene, allora abbiamo parlato di del cambio, dell'avvicendamento in panchina, ovviamente con quella che sarà la nuova area che porterà Cannavaro, ma sicuramente un impulso importante lo darà anche Pinzi. E ci sono tutta una serie di collegamenti nella partita di quest'oggi tra Pinzi e De Rossi. E allora io direi di andare a vedere il servizio. Perché siamo tu, il destino che si...
Udinese-Roma, o meglio la parte residua che dovrà disputarsi giovedì sera, sarà una gara in cui si intrecciano tanti destini nella partita di esordio in Serie A di Fabio Cannavaro. Chissà se avrebbe mai pensato di fare il suo debutto in panchina nella massima serie contro l'amico Daniele De Rossi, con cui ha condiviso la cavalcata trionfale di Germania 2006, quando un rigore di De Rossi servì al successo finale a catarsi dopo l'espulsione e squalifica annessa contro gli USA. L'attuale mister bianconero poi sollevò prima la coppa e poi il pallone d'oro. E non solo Fabio Cannavaro avrà al suo fianco il fratello Paolo, ma anche Giampiero Pinzi, che è andato vicinissimo a lavorarci con De Rossi e che invece se lo ritroverà da avversario, così come il match analyst Enrico Iodice e il responsabile dei preparatori fisici Gianni Brignardello, anche loro a tutti gli effetti ex bianconeri. Questo zoccolo duro di ex udinesi, che aveva lavorato a Verona con Gabriele Cioffi dopo la prima separazione con l'Udinese, aveva trovato un'intesa per creare uno staff tecnico con Daniele De Rossi, fermo all'esperienza in panchina alla SPAL e principale candidato per la panchina del Verona. Era fine novembre 2023 e il 1° dicembre davano per fatto l'avvento dell'ex centrocampista della Roma sulla panchina degli Scaligeri con tutto il suo nuovo staff al posto di Baroni, in ottica di un imminente cambio di proprietà. Proprio a Udine invece si era consumato il dietrofront in quel maledetto minuto 96, quando la capocciata di Henry aveva fatto sfumare 2 punti ai friulani e la possibilità De Rossi di accasarsi all'Hellas. Con il senno di poi non gli è andata male, dato che poco dopo è arrivata la chiamata della Roma, la sua Roma, risollevata con una ventata di freschezza. Anche grazie a Brignardello e Iodice, vecchie conoscenze bianconere, ma non grazie a Giampiero Pinzi, che ha declinato l'offerta per via della sua forte fede laziale, nonché per la militanza nelle giovanili della Lazio. Un rifiuto che lo ha riportato adesso nella sua Udine, pronto a rimettersi in gioco al fianco di Cannavaro, proprio contro Daniele De Rossi. Ironia della sorte, scherzi clamorosi del destino che renderanno ancora più entusiasmante questo finale di partita al Blue Energy Stadium. Giustamente la canzone scelta è stata appunto Due Destini, no? Che si uniscono, perché così, no? Che scelta! Questa volta Stefano Giovanpietro è riuscito a fare di meglio nella scelta musicale, forse quasi di Alessandro Sursa, chissà. Forse. Con i pezzi di Sanremo imbattibili. Imbattibile. Sì, spesso devo ammettere che sul piano musicale fra i due ragazzi non c'è storia. Un punto a Stefano Giovanpietro, dai. Su quello musicale, hai ragione, Giovanni. No, ma ci ha regalato delle chicche anche il nostro Ale, dai, dobbiamo ammetterlo. Il momento in cui abbiamo anche iniziato a provare a scoprire le canzoni, no? Sì, esatto, dobbiamo ammetterlo. Quel gioco lì avrei anche vinto, azzeccato al primo. Mi hanno rubato anche quella vittoria. Zampieri che vince dove non serve. Lì, allora, esatto. Un paio di messaggi e poi andiamo in pubblicità. Un paio di messaggi, allora, spero nel miracolo Cannavaro per quanto riguarda la salvezza dell'Udinese, speriamo che scenda in campo, ci scrive anche Silvano da Conegliano. Poi ci ha scritto, vediamo se lo ripesco, un friulano, forza Udinese, complimenti per la trasmissione da un friulano a Charlotte in America. Caspita. E io ovviamente gli ho chiesto, scusa, ma che ore sono lì? 1:30 era quando mi ha risposto, adesso sarà 1:57 per gli amanti della precisione. Quindi un saluto a Massimo. Flora. Allora, poi c'è anche chi si chiede se magari Cannavaro sia pronto per fare l'esordio in Serie A, soprattutto per lui un grande rischio, quindi speriamo che entrambe riescano ad arrivare al risultato, Cannavaro per la sua carriera e l'Udinese per la sua stagione. Va bene, e questo mi sa che lo commenteremo insieme, certo. Lo commenteremo e poi, tra poco. Bentornato anche a Pinzi, ci scrivono i tifosi. Assolutamente, bentornato anche a Giampiero Pinzi, con molto piacere nello staff bianconero, sì. Credo da parte di tutti i tifosi, perché è molto amato qui a Udine. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi prontissimi per seguire questi ultimi minuti della gara tra Udinese e Roma. Pubblicità.